A partir da pandemia, a gente começou a observar nas ruas da cidade um numero. Durante la pandemia, abbiamo cominciato a notare per le strade della città un gran numero di persone con dei cartelli ai semafori che chiedevano aiuto. Così abbiamo avuto un'idea. Perché non sostituire questi cartelli con altro, qualcosa che dia più dignità alla persona? E fu così che abbiamo pensato delle piantine di fiori. Perché qui era commemorato in maio. Qui a maggio si celebra la festa della mamma. E allora, perché non vendere fiori ai semafori per le mamme? L'idea del nostro gruppo è quella di generare reddito. Vendendo i fiori, queste persone possono dormire in un hotel o magari in un ostello, il che è molto meglio che dormire per la strada. C'è anche un'idea di educazione finanziaria, perché per ogni piantina di fiori che forniamo alle persone riceviamo 50 centesimi, metà del valore di ogni piantina. L'altra metà la otteniamo attraverso le donazioni o raccolta di fondi. Noi siamo un gruppo e tutti quelli che mi stanno aiutando, a partire dai volontari, già sentono una grande presenza di Dio fra noi. Questa idea dei fiori è arrivata dal nulla e sembrava davvero che Gesù fosse lì, tra me e mia mamma, quando abbiamo visto quei cartelloni. A causa di questa pandemia non avevo più prospettive di vita per potermi mantenere o lavorare o cose del genere. Grazie al progetto posso stare in relazione con la gente, mantenermi, oltre a dar loro una mano, che è una cosa molto bella per me. Questo è quel che penso. Voglio dimostrare che la persona che è lì è molto di più di quello che l'occhio può vedere. Indipendentemente dal fatto che siano in strada o meno, sono tutte persone meravigliose, che hanno un potenziale. Basta solo dar loro un'opportunità, come ha fatto Lorenzo. Io, per esempio, mi sento molto soddisfatto. Esco di casa la mattina presto e mi sveglio molto felice, perché so che è già il giorno dedicato all'attività. Facciamo della musica tutti in cerchio, conversiamo con loro. Ci dicono di cosa hanno più bisogno, se necessitano di coperte, vestiti. Quindi è un gruppo molto fraterno quello creato fra di noi. È un gruppo ben fraterno, sì, che fica entre noi. Attraverso il nostro progetto abbiamo già raggiunto altre due città qui in Brasile, Belo Horizonte e Joinville. Questa è l'idea, piantare un seme e attraverso questo seme giungere in tutto il Brasile. L'idea è si spalare per tutto il Brasile, né?